Andi a chiamarli! C'era una volta la figlia di un re. Il suo nome, Desideria. Bello essere figlia di re, tutto il regno per sé. Ma un bel giorno il suo mondo cambiò. Ma è bellissima! Perché arriva Selvaggia. Una figlia. A portarle via tutto l'amore. La figlia preferita. E forse anche il regno. Perché non rinunci al trono? Chissà. Non una volta che crediate a me, ma sentitela. Franco Nero, Anna Falchi, in Desideria. Domenica 20:30, Canale 5. Per il tuo bimbo è in partenza sul binario della fantasia il nuovo trenino Duplo. Ferma alle stazioni creatività, crescita, divertimento. Non perdete la coincidenza in tutte le fattorie. Nei negozi di giocattoli. Da Lego, Duplo. Mille combinazioni per crescere. Cosa vogliono da un televisore gli spettatori di domani? Immagini più luminose, più reali, un suono più naturale, un televisore intelligente e in futuro interattivo. Semplice? Sì, per una tecnologia mai vista prima. Panasonic Quintrix, telaio digitale 8-bit, nuovo cinescopio, 25% in più di luminosità. Il futuro della televisione, tutti ne parlano, Panasonic lo fa. Prego. Vorrei una Kodak Gold. Una? Con due pellicole Kodak Gold hai in regalo i portafoto Flowers per i tuoi momenti più felici. Due? Due? Sì, sì, meglio due. Un fior di regalo da Kodak Gold. Gioiello Damiani ti lega per la vita. Signor Baxi, saprà benissimo che nel 1878 non si portavano i cronometri da sub. Sì, certo che io so. Non erano stati nemmeno inventati. Che ora è? Sono... Mio Dio. Bene, pausa per il pranzo. Philip Watch. Così, come sei. E Colusion ha una confezione che si scioglie con un poco d'acqua ed è biodegradabile. Ecolution, con confezione idrosolubile e carta igienica e carta casa. Più contento tu, più pulito il mondo. Cosa conta oggi nella vita? Uno, le donne. Due, i soldi. Tre, il potere. Che altro? Nuovo motore, nuovi interni, nuovo design, Clio Nouvelle, da 15.500.000 lire. Ho tutto, ho Clio. Good watch. Oh, piacere di caffè. Giovedì, il primo appuntamento di Rete 4 con la grande fiction italiana. Ecco signorina, le consegno le chiavi dell'appartamento. Lei ha fatto un buon affare. Signorina Poli, si trova bene in questa casa? Ecco la casa dove abitava Corinne. È stata uccisa il 12 agosto, la vigilia del suo compleanno. È pazzesco. Lei abita in quello stesso appartamento. Tra lei e la vittima non esiste nessun tipo di legame. Mi dica una cosa, lei ha paura? Barbara De Rossi, Massimo Ranieri, Jungle Fry. In prima visione TV.
la casa dove abitava Corinne. Giovedì alle 20:40, la grande fiction di Rete 4.